Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi apriamo un'altra casellina del nostro calendario dell'avvento che spero davvero vi stia piacendo e vi porto un video che è un po' contro lo spirito del Natale, perché si sa, a Natale si è tutti più buoni, ma oggi vi porto un po' di cattiveria. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e sui social. Ogni giorno fino al 25 di dicembre qui sul canale troverete un nuovo video ad aspettarvi, mentre sui social mi vedrete tutti i giorni nella vita di tutti i giorni. Tutti i libri che vi menziono oggi li trovate linkati giù in info box, sapete come funziona, sono link affiliati, quindi se acquistate qualcosa da quei link voi non pagate nulla in più, ma il canale ne otterrà una piccolissima percentuale. È sempre strano per me ritrovarmi davanti dei libri che piacciono alla maggior parte delle persone, che sono considerati dei classici, che sono considerati dei capolavori, ma quando mi ci interfaccio io molto spesso purtroppo accade che non riesca a comprenderli, non riesca ad apprezzarli, alcuni arrivo anche ad odiarli, a chiedermi come mai siano così tanto apprezzati. E questo è quello che è accaduto con questi 5 titoli di cui sto per parlarvi. Titoli che non sono riuscita ad apprezzare, che non ho gradito, che probabilmente ho letto nel periodo sbagliato, non lo so, però che mi hanno veramente, veramente fatta arrabbiare, annoiare o dispiacere. Prima di cominciare io voglio fare però una premessa importante. Come avrete notato sul mio canale, io non porto praticamente mai video di unpopular opinion perché non sono allenata, francamente. In realtà i motivi sono due. Il primo è un po' di FIFA, perché tanta gente purtroppo si sente in dovere di attaccare personalmente le persone in base ai loro gusti letterari. Cioè, se un libro che è acclamato, visto come un libro capolavoro e quant'altro, non è piaciuto a qualcuno, la gente si sente in dovere di dover attaccare quella persona anche sul vivo, anche sul, proprio sul personale, perché un libro non è piaciuto. Io questa cosa non la comprendo e francamente non voglio fare questo video per buttarmi addosso tutta questa roba qui, però oggi ho voluto farlo perché mi sembrava un'idea carina, simpatica, un ottimo spunto di discussione. Vista la community educata con cui ho a che fare, mi sento abbastanza tranquilla a proporre questo genere di video. L'altro motivo è che io faccio veramente fatica a parlare di libri che non mi sono piaciuti, perché sono comunque libri che o ho abbandonato, quindi vi parlerei di metà del libro, di quello che ho letto fino al momento dell'abbandono, o sono libri che, appunto perché non mi sono piaciuti, non so voi, ma la mia mente quando qualcosa non mi piace la rifugge, quindi si chiude e non ha intenzione di cercare informazioni, di capire niente, semplicemente non mi è piaciuto, non voglio pensarci più, voglio passare ad altro. E quindi ricostruire i motivi per cui non mi era piaciuto, ricostruire i ricordi di ciò che mi aveva fatto indignare, diventa molto difficile, perché semplicemente cancello, bypasso e quindi diventa molto molto difficile, faccio fatica a fronteggiare un discorso su un libro che non ho gradito. Quindi io mi sforzerò di darvi quanti più dettagli possibili, però insomma prendetelo com'è sto video, un video giusto fatto per ridere, per riflettere, per vedere se riuscite a farmi cambiare idea, a farmi dare una seconda chance a questi libri. Insomma, è un video che vuole incoraggiare il discutere di questi libri in maniera ovviamente civile e costruttiva. Ok, fatte queste premesse noiose ma doverose, direi di partire subito. E il primo libro con cui voglio partire è un libro che tra l'altro non ho fisicamente perché l'ho dato via. Qui spezzerò il cuore a molte persone, perché il libro di cui vi voglio parlare è Espiazione di Ian McEwan. Io mi rendo conto che McEwan sia uno scrittore molto amato, ma io sono partita con questo libro e mi sa che ho scelto malissimo. La trama qual è? Molto velocemente parla di, in realtà, di quello che mi ricordo, parla di questa ragazzina, Bryony, e di tutta la sua famiglia in realtà, ma si pone il focus su questa ragazzina perché ama scrivere, vuole diventare scrittrice e quant'altro, e tra varie vicende che accadono, a un certo punto lei accusa di una violenza abbastanza importante ai danni di una cugina, accusa di violenza il figlio della domestica di famiglia e mette nei guai questo ragazzo, esagerando anche un po' le cose e quant'altro, e questo ragazzo finisce quindi in carcere, in prigione. E quindi la ragazzina si ritroverà però poi a dover fare i conti con la realtà, con la verità, scoprire che aveva
tratto delle conclusioni troppo affrettate e di aver messo nei guai una persona innocente. E nel momento in cui questa persona, lei prova a scagionarla, non ci riuscirà, e l'unico modo che avrà per espiare sarà proprio scrivere e raccontare la sua storia. La trama di per sé era anche abbastanza interessante, ma non ce l'ho fatta. Allora, partiamo dal fatto che ho odiato a morte la protagonista. Perché? Sebbene rasenti esattamente quella che è una persona adolescente, no? Quindi i comportamenti di una ragazzina adolescente con tutti i suoi capricci, tra virgolette, il suo modo di fare un po' brusco, un po' arrogante, io l'ho trovata veramente antipatica dalla prima alla metà del libro a cui sono arrivata. Io sono arrivata solo a metà, l'ho abbandonata a metà, non ce l'ho fatta più dopo, cioè proprio non ne potevo più. Non riuscivo ad empatizzare con lei, non riuscivo a comprendere i suoi modi di comportarsi, non comprendevo la sua supponenza, la sua arroganza. L'ho trovato proprio un personaggio fastidioso, una di quelle zanzare che ti ronzano nelle orecchie, che non volete proprio schiacciare, e che appunto nella sua arroganza, nella sua supponenza, mette nei guai un povero disgraziato così a caso, perché sì. Ragazzo che tra l'altro è anche innamorato e, cioè insomma, ha un amore ricambiato con la sorella maggiore di questa ragazza, quindi mette nei guai sto ragazzo e rende infelice la sorella, cioè proprio, vabbè. I personaggi intorno tra l'altro li ho trovati molto piatti, cioè io ho fatto fatica a distinguere tra di loro i vari personaggi, perché sono personaggi molto sbiaditi, cioè ho fatto veramente fatica. Però questa cosa qui è un'informazione che posso dare con le pinze, perché ovviamente avendo abbandonato a metà libro può essere anche che durante l'altra metà del libro lo scrittore le abbia sviluppate meglio, io questo non lo posso sapere. Però per metà libro io ho trovato questi personaggi un po' inconsistenti, un po' invisibili. Inoltre, quello che in realtà è stato il motivo principale per cui ho mollato sto libro è stata la scrittura. Vi giuro, gente, non ce la si poteva fare. È una scrittura un po' pomposetta, ma soprattutto una scrittura stagnante, prolissa, che si ferma su dettagli che, vi giuro, non c'entrano niente con la storia e che vi portano all'esasperazione, a mio parere. Cioè, veramente, tanti di quei dettagli che, per carità, possono essere apprezzati da chi apprezza i libri particolarmente descrittivi, ma portati veramente all'estremo, secondo me, cioè c'è un eccesso di descrizione. Questo è un libro massimalista, proprio un libro che più dettagli ci sono e meglio è. Il problema è che poi la storia veramente diluita in maniera quasi eccessiva, e quindi io non ce l'ho potuta fare. Mi è stata antipatica lei, mi è stata antipatica la scrittura, per sfinimento l'ho abbandonato, e questa è la cosa che più mi ha fatta ammattire. L'ho abbandonato ascoltandolo, cioè io potevo benissimo leggerlo e dire ok, non ce l'ho fatta, è difficile da leggere, ma questo è stato difficile anche da ascoltare. E io sono riuscita ad ascoltare senza problemi Il nome della rosa, che è tutto dire. Un altro libro che piace tantissimo, spezzerò altri cuori, ma io proprio non l'ho apprezzato, questo proprio non sono riuscita neanche a dargli quasi una possibilità, perché l'ho abbandonato molto presto, è stato Chiedi alla polvere di John Fan. Questo libro, io vi giuro, non so perché l'ho preso in mano, ma sono contenta di non averlo neanche portato a compimento. Si parla del nostro Arturo Bandini, che è uno scrittore, o meglio, un sedicente scrittore, un uomo che punta a diventare un grande scrittore, ma che agli atti poi in realtà non lo è. È un poveraccio che cerca di mantenersi con il lavoro di scrittore, ma fallisce miseramente. E anche lì la trama già mi interessava, mi intrigava, la trovavo veramente una trama molto particolare. Giuro, non lo so che cosa pensavo, cosa mi aspettassi, ma non mi aspettavo questo libro qui. Francamente l'ho abbandonato anche questo, l'ho abbandonato a meno della metà, tra l'altro, per noia, noia assoluta. Il personaggio è un personaggio con cui non sono proprio riuscita ad empatizzare, ci ho provato ma niente, non riuscivo a comprenderlo, non riuscivo a giustificarlo, non riuscivo a capire i suoi comportamenti, i suoi ragionamenti, non riuscivo a farmelo stare simpatico, non riuscivo a provare nulla nei suoi confronti se non fastidio. Cioè è proprio stato un personaggio fastidioso, molto autoreverenziale, o comunque, vabbè, parla di se stesso, quindi ci sta che sia autoreverenziale, però veramente era una, è stata, è
È estenuante, è un suo flusso di pensieri, ma molto, molto, molto noioso. Cioè, tutto ciò che racconta, tutto ciò di cui parla, tutto quello che avviene, è una serie di cose che però ammorba, a mio parere. Cioè, non ti incuriosisce, non c'è niente, almeno personalmente, non c'era niente che mi abbia incuriosita, che mi abbia fatto dire, ok, vale la pena provare a leggere questa storia o ascoltarla, perché ho anche provato ad ascoltarlo. Dopo un po' ho cominciato a provare una noia tale che ho detto, sai che c'è? Va bene così, addio Arturo Bandini. Personaggio, tra l'altro, che veramente io ho trovato un po' tanto fastidioso, cioè veramente io non lo so, probabilmente lo scrittore voleva descrivere un personaggio tutto tondo, un personaggio molto, appunto, è quello che è, che si presenta così genuino, per carità, lo stile di scrittura comunque è uno stile splendido, ci sta molto accattivante, ma non mi interessava assolutamente niente di Arturo Bandini, per me poteva andare a farsi benedire, non riuscivo proprio, vi giuro, ad interessarmi, non, proprio l'ho trovato noioso proprio nel senso letterale della parola e quindi l'ho abbandonato. Altro libro è quasi che spezzerò una marea di cuori, che non mi è piaciuto, anche se alla fine su Goodreads gli ho dato 3 stelle, perché non me la sono sentita di dargliene meno. È stato Anna Karenina di Tolstoi. Allora, questo libro l'ho finito, quindi sono riuscita a finirlo, quindi sicuramente mi è piaciuto un po' di più rispetto agli altri, ma non ho apprezzato assolutamente niente, o veramente poco. I motivi quali sono? Innanzitutto la protagonista non è Anna Karenina. Sì, per carità, si parla anche di lei, ma non è lei la protagonista. Io, secondo me, questo romanzo si doveva chiamare Lievin, o si doveva chiamare Matrimoni, o si doveva chiamare in altro modo, perché il protagonista, secondo tutti i critici e quant'altro, in realtà è proprio appunto il matrimonio, tant'è che anche il romanzo stesso ha l'incipit forse più famoso. Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Da qui, già da questo incipit, capiamo un po' chi sono i protagonisti, le famiglie. Questa cosa mi è indispettita, però, cioè questo titolo ha fatto sì che io mi aspettassi che questo romanzo parlasse di Anna Karenina, che mi analizzasse una donna, che mi analizzasse un po' questo personaggio. Invece non è stato così. E questa cosa un po' mi ha stizzita, però vabbè, dico, non è un motivo per odiare un libro. Ok, vado avanti con la lettura. Lettura lentissima, ma proprio lenta, lenta, perché Tolstoi ama divagare come il nostro caro Ughetto. Bene o male, però, a differenza di Hugo, lui spazia tra vari argomenti che, per carità, sono interessanti, ma fino a una certa. Cioè, io non so tra lui e Hugo chi mi abbia snervata di più da questo punto di vista, però vabbè, anche questo non è un motivo per odiare questo libro. Andiamo avanti. Il personaggio di Anna Karenina, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è stato un personaggio con cui non sono riuscita assolutamente ad empatizzare. L'ho trovata a tratti incoerente, però potrebbe essere una caratteristica di questo personaggio, per carità. Però molti suoi comportamenti io non li ho compresi proprio. Cioè, se tu, Tolstoi, mi mostri un personaggio in un tal modo, me lo presenti in un tal modo e poi all'improvviso fa tutt'altro, pensa in altro modo, diventa un'altra persona in maniera un po' troppo repentina, mi confondi. Cioè, per me non va bene, non mi piace sta cosa. Quindi, personalmente, per me il personaggio di Anna è un personaggio proprio che non mi è piaciuto. Ma soprattutto quello che proprio mi ha fatto dire, no, basta, io ti odio, è stata questa supponenza da parte dell'autore, che, per carità, magari se lo può anche permettere, io non sono nessuno, lui ha scritto un libro, io no. Però questa supponenza del far vedere che, guardate, io sono l'incarnazione di Lievin, no? Perché è palese che lui si rivede nel personaggio di Lievin. Io sono bravissimo, io faccio la vita migliore di tutti, la mia vita è perfetta, voi dovete essere come me, io ho un matrimonio felice, quindi siete stronzi. Capite che io, uno scrittore che si atteggia così in un suo romanzo, che proprio si autoriverisce, proprio dice al mondo intero quanto è bello e quanto è bravo, può essere un capolavoro che quanto vuoi, però a me sta cosa mi è stata troppo antipatica e quindi mi ha proprio fatto perdere interesse per questo libro, che già aveva poco che mi interessasse, quel poco che mi interessava mi è stato pure
mi è venuto pure a noia perché, appunto, ripeto, io ero molto interessata al personaggio di Anna, io mi ero fatta delle mie idee su questo personaggio, credevo che avrebbe mostrato una donna veramente particolare, a tutto tondo, interessante, coraggiosa, una donna veramente da amare e apprezzare, che un po' mi ha delusa. Magari in realtà tanta gente l'ha trovata esattamente così, ma io no. Io ho avuto difficoltà nel capire le sue scelte, e per di più, appunto, c'è stata questa parte autoreverenziale che mi ha fatto dire: senti caro, io e te non andiamo d'accordo, proprio no. Quindi sì, direi che questo libro non mi è piaciuto per pura antipatia, cioè proprio a pelle io non ho empatizzato né con il personaggio né con lo scrittore, e quindi non mi è piaciuto. Tiratemi pure i pomodori, dite pure che sono ragioni insignificanti, stupide, ma questo è. Un altro libro che non mi è piaciuto, e qua avrò il triplo dei pomodori lanciati addosso, è Cime tempestose. Anche se di questo più o meno ne avevo già parlato, avevo fatto capire un po' che è stato un libro che mi è stato molto antipatico. Qui però non c'è stato lo stesso odio che ho provato per Anna Karenina o per Espiazione. Questo è stato un libro che io francamente ho letto, ho apprezzato per alcuni aspetti, per altri l'ho trovato estremamente brutto. Gli aspetti che ho apprezzato sicuramente sono state le ambientazioni sono spettacolari, cioè proprio ti fanno cadere la mandibola da quanto sono belle. È ambientato, cioè la cura delle ambientazioni è certosina. Quello che non ho apprezzato però è stata la trama, che praticamente non c'è, e sono stati i personaggi li ho odiati uno per uno. Si è forse salvata giusto Nelly, ma uno per uno li ho odiati, li ho trovati uno più stupido e più fastidioso dell'altro. Ho percepito poi un odio ingiustificato, cioè veramente questi personaggi odiano e si odiano in maniera del tutto ingiustificata. Io ho trovato tanto odio gratuito in questo libro, come se l'autrice fosse molto frustrata e avesse buttato tutto il suo odio all'interno di questo libro. E a me sta cosa, vabbè, cioè per carità, affascinante pensare questa cosa, però nel momento in cui fruisci del romanzo ti lascia addosso un fastidio e un'insofferenza pazzesca. Inoltre, anche la storia d'amore che c'è, io l'ho trovata veramente, veramente tossica. Tanta gente mi ha anche detto: ma cosa dici, non è una storia d'amore tossica? Io l'ho trovata tossicissima, ma proprio tossica tossica, cioè questa non è una storia d'amore, questa è un'ossessione, punto. E boh, cioè, non l'ho trovata interessante, non l'ho trovata una storia appassionante, l'ho trovata solo fastidiosa. Cioè io veramente, leggendo questo romanzo, ho provato solo fastidio. E quindi boh, non so come mai così tanta gente lo abbia apprezzato. Per carità, cioè io sono contenta se la gente lo apprezza i libri, e mi dispiace quando io non li apprezzo, però questa storia proprio non mi ha lasciato niente, non mi ha proprio lasciato niente. Mi ha fatto provare soltanto un po' di delusione, perché cioè mi aspettavo tanto da questo libro, cioè a sentire quello che dicevano le altre persone, era un romanzo meraviglioso, la storia d'amore perfetta, eccetera eccetera, ma così per me non è stato. L'ultimo romanzo che non ho apprezzato, che non mi è piaciuto, ma è l'unico tra questi che effettivamente mi piacerebbe rileggere, perché è un romanzo che ho abbandonato, è Il Grande Gatsby. Perché? Perché questo semplicemente ha una sola giustificazione per cui l'ho abbandonato, ed è stata la noia pura. È un libro che non lo so, non sono riuscita proprio a concludere. Mi ricordo che ho letto una cinquantina di pagine, ma anche meno, dopodiché per sfinimento ho smesso, perché proprio non riuscivo ad entrare nella storia. È vero che è un libro che probabilmente va anche contestualizzato, per carità, però la trama non c'era, cioè io non ho trovato una trama, e i personaggi non li ho nemmeno, cioè Gatsby me lo ricordo poco, non mi ricordo sto granché. E quindi, boh, cioè, nel senso, io alla fine ricordo proprio che, arrivata a pagina 50, ho detto: senti, sto libro non decolla, basta. Ho provato varie traduzioni, ho provato la Mondadori, la Feltrinelli, non so se è un problema di traduzione, sta di fatto che questo libro, vi assicuro, ci ho provato in tutti i modi, ma proprio non riesco a leggerlo, mi annoia tantissimo. Quindi nel caso fatemi sapere voi se effettivamente è un libro che parte a un certo punto e che diventa bellissimo quanto il film, o se effettivamente è così e basta. Io non lo so, mi è un po' dispiaciuta questa cosa, però tant'è. Questi erano i libri che tutti hanno amato, ma io proprio no. Fatemi sapere
in quanti hanno il cuore spezzato dopo questo video, fatemi sapere la vostra. Se volete, provate a raccontarmi perché a voi sono piaciuti, o se anche a voi non sono piaciuti, raccontatemi anche questo. Insomma, parliamone, chiacchieriamola in maniera civile. Ripeto, non giudichiamo le persone in base ai gusti personali, perché non ha assolutamente senso. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi qui sul canale e anche sui social, e che tutti questi libri che avete visto li trovate comunque linkati giù in info box, quindi se volete acquistarli fatelo attraverso i miei link. Noi ci vediamo ad un prossimo video, che sarà domani. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima. Ciao!